dal mio desiderio di fare un vino bianco importante in Toscana, perché noi abbiamo tanti buoni vini in Toscana, anche noi a livello aziendale abbiamo un altro vermentino, però sono tutti vini immediati, vini di pronta beva. Sul vermentino, per esempio, noi andiamo a raccogliere le uve leggermente dopo la maturazione ideale, per avere a marzo-aprile già un vino buono da bere nel bicchiere, senza stare a pensare tanto a come possa affinare o migliorare in bottiglia. Quindi si va a cercare l'immediatezza, si va a cercare profumi esotici, profumi di questi frutti esotici, per avere vini pronti subito, perché il mercato richiede questo, perché se in Italia un ristorante medio riporti un vino ora del 2022 ti dice che è vecchio. Quindi purtroppo andrebbe cambiata la mentalità, ma questo non possiamo farlo noi. Ci stiamo lavorando, piano piano. E, prima del Covid mi sono appassionato ai vini bianchi francesi e durante il Covid ho avuto la possibilità purtroppo di assaggiare parecchi vini bianchi francesi, purtroppo per il Covid, perché ho assaggiato diverse cose. E parlando con il mio consulente enologo gli ho chiesto: ma noi in Toscana riusciamo a fare un qualcosa di nostro che si può paragonare ai francesi, ora volendo un po' esagerare? E il mio enologo ha detto: guarda, abbiamo quattro strade. La prima è lo Chardonnay vinificato in legno, che però non sentivo un'idea mia, cioè ci sono dei grandissime espressioni di Chardonnay vinificato in legno, a Batard, per non fare nomi di altri, però non è quello che sto cercando in questo momento. La seconda idea era quella del Trebbiano vinificato in ossidazione, quindi andando a cercare profumi terziari. Però anche questo noi lavoriamo in riduzione, quindi l'opposto dell'ossidazione, quindi non era anche questo il nostro obiettivo. La terza idea era un Sangiovese vinificato in bianco, quindi di livello molto importante, però negli ultimi anni nel Chianti Classico aveva avuto vendemmie molto calde e nella nostra zona abbiamo già individuato dove poterlo fare, non è un'idea accantonata, però è un'idea che in questo momento abbiamo parcheggiato. E la quarta idea era quella del Vermentino, avevamo già vigneti del 2002-2003, quindi già vigneti importanti in termini di anni, per produrre un qualcosa di qualità più elevata. Il primo anno, che è stato il 2021, la nostra idea era di fare 50 ettolitri e andare a selezionare appunto questa vigna Laia Bruciata, che sono circa 5 ettari di vigneto. Perché abbiamo individuato questa zona? Perché ha avuto sempre una copertura fogliare molto superiore alle altre, ha sofferto sempre meno il caldo in quanto è esposta al nord, quindi meno colpi di sole, meno scottature, e quindi la nostra idea era quella di andare a cercare la perfetta maturazione delle uve, quindi non andare in submaturazione, e avere uve completamente sane. Sane in che senso? Senza scottature, senza processi che poi vanno a dare questi sentori già evoluti al vino nell'immediato. Quindi la nostra prima idea era di fare 50 ettolitri, a 17 ettolitri ci siamo fermati perché non per quella qualità era finito le uve. E quindi a quel punto avevamo doppia decisione: ora rimanevamo 17 ettolitri oppure ampliavamo leggermente le maglie e andavamo a raccogliere qualcosa in più. Siamo rimasti sui 17 ettolitri, infatti il primo anno sono venute 1800 bottiglie. E questo è un vermentino superiore, quindi ha un anno di affinamento rispetto al vermentino normale, quindi è uscito, questo qui è uscito a gennaio, fa 9 mesi di batonnage contro i 2 mesi classici del nostro vermentino, e in più una piccola parte, circa il 3%, dopo la seconda sfecciatura le fecce fini vengono messe in 2 barrique nuove, e poi decidiamo quale delle 2 barrique rimettere sul primo fiore. E questo il batonnage viene fatto appunto con questa cosa qua. E fa la prima parte in acciaio e poi in cemento. Questo è un 2022, 100% vermentino, e niente, questa è un po' l'espressione nostra di vermentino. La nostra idea è: abbiamo un grande vitigno in Toscana, cerchiamo di valorizzarlo al massimo, vinificandolo differentemente da come è stato fatto finora, per vedere dove si può arrivare. Poi noi abbiamo solamente 2 anni di esperienza, per ora la 2021 è perfetta, però non si sa come evolverà nei prossimi anni. Poi ci rivediamo e ce lo diciamo. Buon appetito!
Allora, io spero che vi sia piaciuto, come è piaciuto a me. Questo è un vino, però parlavo prima con Andrea, non di quelli che diciamo urlano nel bicchiere o ti sbattono in faccia il suo piumaggio. Ecco, un vino un po' per intenditori, è un vino che viene fuori secondo me molto più in bocca che al naso, che però è un po' una caratteristica del vermentino. Vermentino, quei vermentino diciamo che a volte vanno per la maggiore, hanno sempre o un po' di Sauvignon, un po' di Viognier o un tocco, e sono diciamo vinificati in maniera da esaltare. Di per sé il vermentino non ha un'aromaticità enorme, cioè ha un'aromaticità molto inferiore allo Chardonnay, molto inferiore allo Sauvignon, però c'ha queste note che a me piacciono molto, c'ha queste, sicuramente l'agrumato, un bel floreale bianco, la canfora, l'anice, qualche volta il sambuco, però poi c'ha qualche volta, andando un po' là sulla maturazione, qualche tocco tropicale, e più c'ha le erbe aromatiche. Questa è la cosa che mi intrippa tantissimo, no? Il basilico, l'origano, il timo, queste note che ricordano fra l'altro il Mediterraneo, ricordano anche la cucina, e secondo me sono quelle che lo rendono molto molto intrigante. E a volte questo lato balsamico va anche sopra il floreale fruttato, non sempre, ma bisogna lavorarlo per esempio in questo modo qua. E il fatto del anche a livello di, quindi il naso sicuramente interessante, piacevole, ma non di quelli che ti stordiscono. A me piacciono molto, io sono un tipo, mi definisco bocchista, cioè che piace molto il gusto, piace il fatto quando il vino ti entra in bocca, quando ti viene voglia di berlo. Noi come degustatori, so che sembra strano dirlo, ma siamo costretti a bere il vino dalla mattina alla sera, e normalmente non usi, bevi, sputi. La volta ti trovi un vino che dici no, aspetta un attimo, questo forse non lo sputo, lo palleggi un po' in bocca e ti capita di berlo. Ecco, quei vini lì sono vini che ti mettono voglia, ma poi ti restituiscono molto di più di quello che sembrava all'inizio. Ecco, quei vini lì non se ne trovano tanti. Questo secondo me è in quella categoria, è un vino che sicuramente ha la piacevolezza, a me piace molto la sua rotondità senza essere molle, no? La rotondità in Toscana sui bianchi si faceva la barrique, gli si dava quella bella nota corposa, bel maturo, però erano pesanti. Invece questo ha una bella rotondità, ma comunque rimane piccante perché c'ha la freschezza. Anche lì il vermentino non ha un'acidità paragonabile a tanti altri, comunque l'acidità non è mai elevata. È una acidità però che rimane nel tempo, quindi non parte altissima l'acidità, ma non cala, quindi c'è questa acidità, c'è questa salinità, questa nota un po' sapidina che rimane sul palato, e soprattutto c'è questa lunghezza, quindi tutte quelle note che vi dicevo, le erbe aromatiche, il timo, anche un tocco di tropicale, un po' d'albicocca, magari al naso non ce le sentiamo, però in bocca, in retroolfazione, secondo me vengono fuori, e soprattutto abbiamo l'impressione di un vino che è un po' all'inizio del suo percorso, nonostante esca un anno praticamente dopo tutti gli altri classici bianchi che siamo abituati a bere, lo sentiamo che ancora c'ha da distendersi. È piacevole, l'avete sentito anche su questo, abbiamo messo un po' in difficoltà perché siamo andati a metterci l'acciuga, il sale, ci abbiamo messo il carciofo, cioè tutte le cose che dice no, vino no, ecco no, ce l'abbiamo messo, e avete sentito come non ha esaltato la componente, perché lì c'era tanto umami fra l'acciuga, il cappero, e questo vino l'ha, se vogliamo, sottolineato e reso ancora più tridimensionale. Non gli ha dato, a volte con i vini anche lì un po' troppo sapidi, salini o acidi, e l'acciuga non va bene, il cappero non va bene perché viene fuori metallico. Io credo che non abbiate sperimentato questa sensazione. Ecco, questo vuol dire che questo vino ha una sostanza, probabilmente è la lunga, il batonage che gli dà questo, una estrazione a livello proteico dalle fecce che gli dà questa sensazione, io lo dico umami, se siete a vostro agio con questo termine, ma insomma per capirsi, questa nota che finisce per rendere molto adatto al consumo con i piatti, e anche quando c'è un piatto in teoria difficile questi vini funzionano. Non sono tanti, ma ecco, in questo caso ci possiamo riuscire. E poi ecco, sì, sicuramente la lunghezza, la profondità, a volte il vermentino, vi dico, ce lo immaginavo più sfacciato, in realtà il vermentino è un vino abbastanza tranquillo, però che si beve benissimo, un grandissimo compagno della tavola, e da quel punto di vista direi che questo vino è molto molto azzeccato. Poi sinceramente mi sentirei di scommettere anche un po' sulla longevità, quindi magari fra qualche anno quelle poche bottiglie che ci sono, se qualcuna ce la teniamo, ce la apriamo insieme, e secondo me fra una decina d'anni, per questi vini qui ovviamente
hanno un prezzo più importante di un vermentino e quindi ambiscono anche a stare lì in cantina anche per 10-15 anni, insomma, come fanno i grandi bianchi del mondo. Non dico Riesling, non dico i Montrachet, ma insomma, ecco, grandi vini bianchi del mondo, 10-15 anni dovrebbe essere un orizzonte di gusto, non dico assicurato, ma quantomeno auspicato. Buon proseguimento. Grazie.